Fini Plasei vive qui a Eclio, un giovane che viene dall'Argentina. A lei da un mese che è qui in Friuli. Come lui ci conta un po' le sue avventure e le sue impressioni che ha avuto in questo periodo qui, no? Allora, prima di tutto, specifichi che lui è nevoto di Mezia Mela, che è partita da Paluce, timo prima da guerra. Alla vien che priva sono zvie siete miei barbes. E come plan plan, una alla volta, a venire qua a aiuti del loro paese, dell'origine dei loro vecchi. Domandi a Eclio la sua impressione su questo soggiorno a qui in Friuli, come ha organizzato questo viaggio, tutte queste robe, ecco. A te, innanzitutto, benvenuto, no, Eclio? Grazie. Bueno, prima di tutto, scusa per mio italiano, che non è molto buono, però vediamo che si può fare. Bene, tra queste tre settimane che sono stato qua in regione, siamo stati in molti posti, abbiamo girato per tutti il Friuli, Venezia Giulia, davvero che è una regione che mi ha piaciuto moltissimo, perché non soltanto perché c'è la mia famiglia qua che ha partito troppo tempo fa, però anche perché la bellezza che c'è qua, che è davvero impressionante, come diciamo noi. Bene, non so che più dire, però ma che mi è piaciuto moltissimo la stanza anche qua in Acarnia, che è bellissima, come il Soncolan, che sono stati due giorni fa a fare lo snowboard, che mi piace moltissimo, e tutto qua, che adesso ha nevicato, è tutto bianco, è molto bello. Ecco, puoi dire quali paesi, quali città hai visto che ti è particolarmente piaciuto, insomma, ecco? Siamo stati a Trieste, Udine, Cividale, Venezia, bene, Paluzza, Tolmezzo, come si chiama questa, dove si scia? Gemona, mi sembra, no? Gemona, e anche a Tarvisio, Grado, Aquileia, Gradisca, Di Sonso anche, io adesso non ricordo più, però abbiamo passeggiato un mondo, sì. Hai visitato Friuli più di noi. Dunque, in Carnia qua, praticamente a te piace la montagna, hai detto, e noi vorremmo farti rappresentante in tutto Sud America delle stazioni sciistiche del Friuli, qua della stazione, cosa dici? È troppo bello, se lo compariamo con i nostri paesi dove si scia, è quasi lo stesso, però per quello mi piace moltissimo. Un'altra domanda, quando tornerai là in Argentina, porterai senz'altro i saluti qui dalla nostra Carnia a tutti i nostri carissimi amici. Qui sai quanta gente è partita da Paluzza nei tempi che furono, no? Penso qualche centinaio di persone, insomma, no? Sicché siamo legati tantissimo all'Argentina. Ringraziamo chi ha organizzato questo viaggio anche tra di voi, che mi sembra non sono solo ragazzi argentini, sono un po' di tutte le nazioni, mi sembra. Sì, siamo 32, 20 argentini, dopo c'è cileni, australiani, canadesi, anche brasiliani, tutte con figli, nipoti, da friulani, goriziani, anche carnico. Sì. Ecco, l'impressione che hanno avuto questi tuoi amici di viaggio, com'è stata? Tutti siamo molto contenti, davvero, sì. Ecco, noi auguriamo a Eclio che ritorni qui da noi a tempo, a 20 anni appena, sì, che avrà, chissà quante volte avrà ancora da noi, no? Grazie a tutti voi per questa stanza qua in Paluzza e per questa la mia prima vista nella TV. Mandi, grazie per tutto. Grazie.